Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie della vostra presenza, quindi do il benvenuto qui insieme a me al mio collega, la dottoressa Donatella D'Amico dell'Ufficio Scolastico Regionale e la dirigente dell'istruzione, la dottoressa Immacolata De Simone e della formazione, in questo caso il dottor Rocchi, perché ecco, nella nostra, diciamo, regione c'è sicuramente questa trasversalità, da una parte appunto l'istruzione e la formazione, perché in questo caso diciamo che questo percorso è, se vogliamo, diciamo, riguarda non solo prettamente l'istruzione, ma ovviamente anche un po', la formazione. E abbiamo colto l'invito, diciamo, dell'Ufficio Scolastico Regionale oggi di fare il punto, su questo argomento, su questa sperimentazione che riguarda appunto questo 4 anni, insomma più 2 anni, che è stata fortemente voluta dal ministro Valditara. E una riforma sicuramente importante perché innanzitutto è una riforma che va verso una direzione, cioè quella di far sì che la domanda e offerte del lavoro effettivamente riescano ad incontrarsi. È un po' quello sul quale comunque anche la Regione Marche sta lavorando, sia per quello che riguarda l'orientamento nell'istruzione, ma anche quello formativo, insomma, perché dobbiamo cercare di far sì che i nostri ragazzi nel momento in cui si formino, innanzitutto seguano le proprie inclinazioni, perché questo è sempre, diciamo, doveroso, ma che poi possano concretamente trovare anche degli sbocchi lavorativi. E l'obiettivo proprio di questa riforma va verso questa direzione, cioè cercare di far dialogare il mondo scolastico con ovviamente gli ITS, con l'università e con il mondo del lavoro, che sono quindi i principali soggetti coinvolti nel processo di istruzione, formazione e quindi appunto nel mondo del lavoro. In realtà diciamo, queste sperimentazioni nascono proprio anche da una sollecitazione che, se vogliamo, arriva proprio dal mondo del lavoro per dare anche una risposta concreta a tante imprese, a tante aziende che hanno la necessità di poter contare su delle professionalità, delle specializzazioni importanti e quindi sicuramente c'è un certo favore nei confronti appunto di questa sperimentazione. In questo caso, infatti, abbiamo, ecco, nella nostra regione, questa, diciamo, opportunità è stata colta dall'Istituto di Porto Sant'Elpidio e che quindi magari ci racconterà poi appunto più da vicino i riscontri che ha già avuto. Gli ITS, perché appunto questo 4 più 2 consente effettivamente, poi magari lo spiegheranno meglio appunto i tecnici, di conseguire il diploma dei 4 anni e poi la possibilità di scegliere, quindi o di specializzarsi nell'ambito di un ITS oppure dedicarsi già direttamente al mondo del lavoro o comunque accedere ad un percorso universitario. Quindi sicuramente un ventaglio di occasioni particolarmente significativo. Quindi io non ho altro da aggiungere e quindi lascio la parola alla Secondo me sono particolarmente opportuni. Noi da tempo, come io da tempo come assessore al lavoro e alla formazione professionale, cerchiamo in qualche modo di lenire questa situazione un po' sofferente tra cosiddetta domanda e offerta nel mondo del lavoro. Cioè la cosa che io mi chiedo da molti mesi a questa parte, sono assessore da 3 anni, ma particolarmente nell'ultimo anno, anno e mezzo, insieme ai miei dirigenti, qui c'è Rocchi che può testimoniarlo, mi chiedo proprio fortemente sempre questa cosa. Ci sono tante persone che si dicono, tra virgolette, in cerca di lavoro e che non riescono a inserirsi, che
tante imprese che sono ritornate a mettere i cartelli fuori dai cancelli dicendo cercasi personale. Cioè, è impressionante questa cosa e sinceramente salta subito all'occhio. Ma come mai? Come mai il fatto che oggi come oggi il lavoro non è semplicemente quello manuale basta di un tempo, oggi la digitalizzazione, l'informatizzazione ha fatto passi in avanti talmente repentini che non tutti hanno la giusta preparazione e predisposizione. Conseguentemente occorre sempre di più avvicinare quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro, quindi dell'impresa, a quelle che sono le preparazioni e le predisposizioni di chi è in cerca di lavoro. Questo non sempre avviene, ma non a causa della scuola o a causa di chissà cosa, perché ripeto, è talmente repentino il cambio del mondo del lavoro che anche chi lavora all'interno delle imprese stesse spesso ha bisogno di formazione, la famosa formazione continua, perché anche all'interno della stessa impresa non è tanto il nuovo che arriva, è anche chi già lavora lì da 20 anni che ha bisogno continuamente di essere erudito e di innalzato alle nuove tecnologie, perché il mondo del lavoro è questo, oggi cambia molto repentinamente. Conseguentemente spesso succede che occorre avere il giusto orientamento anche nella scuola che si sceglie, spesso succede che ci sono anche degli abbandoni scolastici, oppure si esce da una scuola e non si ha quella predisposizione magari necessaria per entrare nel mondo del lavoro. Su questo ci sono molte forme, e l'ITS è una di queste fondamentali, che aiutano poi le persone a reinserirsi magari tramite dei percorsi ulteriori che vanno oltre la scuola, che vanno anche là a recuperare quando la scuola è stata magari abbandonata in qualche momento, oppure è stata conclusa ma non ha dato lo sbocco necessario perché si vuole intraprendere un'attività che non era legata alla preparazione che si è portata avanti, quindi non è un limite della scuola, è una situazione repentina di, ripeto, di esigenze che cambiano continuamente. Questa proposta che viene portata avanti è del tutto inedita ed innovativa. E voglio solo sperare che possa funzionare. Oggi noi la dobbiamo rendere pubblica, farla conoscere ed incoraggiarla. Poi i risultati speriamo che possano venire. Secondo me può essere il giusto connubio. Cioè 4 anni di scuola, tra virgolette, classica, chiamiamola così, nel senso con le attuali modalità, che poi si unisce a 2 anni successivi portati avanti tramite il DTS. Come dire, si fa una impostazione, non rubo il lavoro a nessuno perché non saprei fare, ma si fa un'impostazione di cultura generale, di predisposizione scolastica, per poi essere inseriti in maniera più pratica, chiamiamola così, e tecnica tramite gli ITS in quelle che possono essere invece le esigenze del mondo del lavoro. In un unico percorso si porta, diciamo così, a casa una interezza di preparazione che in qualche modo può dare sinceramente una mano proprio su queste questioni che ponevo prima. Quindi questa iniziativa secondo me è lodevole, facciamo bene noi oggi qui tutti insieme a proporla, a renderla pubblica, a farla conoscere, sperando che possano essere colte le giuste opportunità e dal mondo scolastico e dagli ITS, ma no, su questo non ho nessun dubbio perché è un interesse giusto, naturale, soprattutto che possano essere colte poi da chi li deve frequentare questi corsi, cioè dai ragazzi e ragazze che devono poi inserirsi in questo tipo di percorsi. Quindi dal mio punto di vista è una scelta sicuramente opportuna. Speriamo che abbia il giusto riscontro. Dobbiamo fare in modo e incoraggiare un riscontro il più positivo possibile. Ecco, quindi è questo il senso di questa conferenza stampa dal mio punto di vista. Un ringraziamento ovviamente agli assessori, a tutti voi. Sì, è una sfida, è una bella sfida quella che oggi andiamo a rendere ancora di più nota, una sfida dove veramente questa unione di intenti è messa alla prova, perché è vero tutto quello che abbiamo sentito dall'assessore, a volte c'è un gap tremendo fra quella che è la scuola e quello che è il mondo del lavoro, un mondo del lavoro che oggi richiede professionalità elevate che la scuola deve saper dare ed è qui che è nata questa sperimentazione. Il nostro ministro Valditara ha avviato con una tempistica anche molto veloce e quindi insomma è qua il problema è delle scuole che dovranno cercare al meglio di renderla operativa per settembre 2024. Ha avviato questa sperimentazione, questa filiera tecnico-tecnologica che da 4 anni
aggiunge i 2 anni della ITS Academy, proprio per far sì che questi nostri ragazzi, con un anno di sconto sul percorso che normalmente è di 5 anni, quindi ecco i 4 anni, possano intanto conseguire il diploma di scuola superiore e a quel punto fare una scelta che può essere la prosecuzione nell'ITS, quindi il raggiungimento di questa professionalità tecnologica importante, e poi accedere al mondo del lavoro, oppure quello che fanno solitamente, andare all'università o anche entrare subito dopo i 4 anni al mondo del lavoro. Ci tengo a precisare questi percorsi perché tante volte sono informazioni non date, ma questa sperimentazione, come dicevano prima gli assessori, dà un plus valore in più, perché è strettamente collegata con il mondo del lavoro rappresentato dall'ITS. Eh sì, perché con questi 2 anni, che poi si realizzeranno in ore di alternanza scuola-lavoro, saranno momenti in cui saranno gli esperti esterni ad entrare a scuola e a formare i nostri ragazzi e ragazze, veramente potranno fare qualcosa di importante, dare a questa scuola una marcia in più. Ci auguriamo veramente che questo sogno possa essere realizzato, come dicevano i 2 assessori prima, veramente con la collaborazione di tutti, il mondo della scuola, il mondo del lavoro, gli ITS e tutta la società. Ci auguriamo veramente che possa essere la strada per un futuro migliore. Grazie. Allora, mi sentite? Sì. Buongiorno, intanto grazie a tutti per l'ospitalità e per permetterci di parlare di questa sperimentazione che parte oggi, ma ha un lavoro pregresso, noi ci stiamo lavorando da diverso tempo. Ringrazio il MUR, nella fattispecie della dottoressa D'Amico, per la presentazione. Allora, l'ITS lo conoscete tutti. È quello che viene considerato il tramite fra il sistema della scuola e il sistema del lavoro. Noi siamo contenti di questa sperimentazione, che sicuramente avrà bisogno di aggiustamenti, perché come tutte le cose nuove dovranno in un qualche modo poi perfezionarsi. Siamo contenti perché permetterà per la prima volta ai ragazzi di avere delle competenze già a 20 anni, e non era mai successo, perché di solito i ragazzi maturano queste competenze dopo percorso sia di scuola secondaria di secondo grado sia di percorso universitario, quindi intorno ai 25-26 anni. Qui riusciremo ad avere dei ragazzi, delle figure tecniche specializzate già a 20 anni, che serviranno non solo per rispondere a dei fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese, ma soprattutto quello che ci auguriamo noi come ITS, per far fare il necessario scatto in avanti alle imprese, perché hanno bisogno adesso di crescere e soprattutto di avere delle competenze nuove, diverse, e con questa sperimentazione sicuramente ci saranno delle competenze diverse che potranno permettere alle aziende di fare un necessario passo in avanti. Vorrei sottolineare questa cosa prima di concludere, è che è significativo il fatto che questa sperimentazione parta dal territorio più piccolo della regione, cioè Fermo, dove però c'è un attivismo e una capacità delle imprese di essere molto reattive, soprattutto di essere maggior parte tutte sull'estero. Altra cosa che noi possiamo evidenziare è che le imprese sono tutte vocate all'internazionalizzazione, e quindi il corso che i ragazzi cominceranno sarà proprio per questo, per facilitare le imprese ad accedere ai mercati, perché sappiamo che l'internazionalizzazione sarà sempre più leva per far crescere le imprese e per far crescere soprattutto le competenze in un territorio. La cosa che mi auguro è che, partendo da questa esperienza, poi il 4+2 possa allargarsi anche ad altri territori, nella fattispecie agli altri territori manifatturieri, dal nord sino al sud. Quindi, insomma, c'è la volontà di procedere, di andare avanti bene, e ITS ha investito pesantemente su questo, avendo una sede nuova e avendo in prospettiva uno spazio dove far crescere questi talenti, che poi possono essere utili alla crescita del sistema, intanto produttivo, ma poi anche economico e successivamente sociale. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Sono la dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio. Il nostro istituto ha al suo interno diverse anime, quella liceale, quella professionale e quella tecnica. E proprio con l'Istituto Tecnico Economico
ha voluto cogliere un po' la sfida lanciata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il decreto ministeriale 240 del 7 dicembre scorso, quindi quello di costruire una filiera tecnico-professionale in collaborazione con l'ITS del territorio, Smart Academy, e con le imprese del territorio. I tempi erano stretti, però ci abbiamo voluto provare, quindi molto velocemente abbiamo elaborato un progetto credibile e siamo riusciti in questo perché abbiamo riallacciato i legami che già avevamo in corso con l'ITS e anche con le imprese del territorio dove i nostri alunni svolgono il PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro. Questo ci ha aiutato perché una richiesta proprio del bando era che fosse in piedi già un accordo di rete con l'ITS e dei partenariati con le imprese. Il collegio docente e il consiglio di istituto si sono pronunciati favorevolmente e quindi il progetto è stato inoltrato al Ministero in una tempistica, ripeto, molto veloce. Abbiamo lavorato durante le vacanze di Natale perché inizialmente la scadenza era il 28 di dicembre. Non si tratta semplicemente di una riduzione del percorso di studi da 5 a 4 anni, in realtà si tratta di un progetto completamente nuovo in cui vengono rivisitate tutte le discipline e viene soprattutto rivista l'organizzazione scolastica per innalzare la qualità e per migliorare l'approccio degli studenti allo studio, quindi meno metodologia trasmissiva, più metodi attivi. Su questo il problem solving, per citarne alcuni, la classe rovesciata, il peer tutoring, sono le metodologie che, alcune delle metodologie che abbiamo descritto nel progetto, che dovranno servire a far acquisire comunque ai ragazzi le stesse competenze in un percorso più snello e più calibrato proprio sull'ingresso nell'ITS, che dovrà avere il compito di specializzare ulteriormente il percorso. Il nostro progetto si chiama Innovative Management perché l'obiettivo è quello di creare esperti di impresa e ovviamente la specializzazione ulteriore avverrà nell'anello di congiunzione col mondo del lavoro che è rappresentato dall'ITS Smart Academy. E abbiamo scelto all'interno dell'offerta formativa dell'ITS il percorso che era più coerente con quello che la scuola aveva progettato e quindi entreranno nel segmento web marketing, e-commerce for fashion, quindi si specializzeranno nel settore della moda e del lusso che nella nostra provincia è abbastanza sviluppato e tra l'altro posso citare anche l'azienda che ci ha dato disponibilità a collaborare, che è la TOZ, che è iconica nel mondo proprio del lusso. Ci sono ovviamente altre aziende, My Office, ma anche la Camera di Commercio, l'Ordine dei Commercialisti, Confindustria, l'Università di Macerata, che hanno già dato dichiarazione di disponibilità a collaborare con noi. Si tratta di accordi che adesso andranno regolarizzati, diciamo formalizzati, per far partire l'attività. I nostri ragazzi potranno comunque, dopo il percorso quadriennale, accedere all'università, come diceva il direttore generale, perché anche in 4 anni acquisiranno una formazione di base solida che potrà consentire anche questo, così come potranno entrare direttamente nel mondo del lavoro, ma ecco, c'è un percorso di orientamento sicuramente più strutturato. Tra l'altro ci sono 72 ore di PCTO annue per tutti e 4 gli anni, quindi sicuramente si troveranno guidati, no, nell'intraprendere un percorso professionale che noi vogliamo pensare più qualificato, perché l'obiettivo è anche quello non soltanto di ampliare l'occupabilità, ma soprattutto di migliorare l'occupabilità, quindi fornire a questi ragazzi la possibilità di inserirsi in profili di livello superiore. Sì, sono Rocchi Massimo, il dirigente del settore formazione professionale. Due cose le aggiungo a tutti gli aspetti positivi di questo percorso. Allora, come regione per il settore formazione abbiamo partecipato anche insieme alle altre regioni agli incontri con il Ministero, proprio per provare a costruire insieme
questa sperimentazione che poi porterà ad una riforma, perché questa sarebbe la prima fase per poi rendere la riforma stabile. E qui questa forte collaborazione tra le regioni e il Ministero ha consentito l'avvio di questo percorso, che vede soggetti che sì, sino ad oggi hanno collaborato, ma adesso si crea una filiera di continuità tra il percorso dell'istruzione e l'ITS, ricordiamo che su questa partita, questo particolare particolari percorsi formativi, la regione fa una programmazione dei percorsi che le varie fondazioni ITS poi mettono in campo. Ci vedo poi un passaggio anche successivo per il futuro, dove andremo a coinvolgere anche gli istituti che fanno i percorsi di istruzione e formazione professionale, perché questo è quello che vuole la riforma. Quindi veramente una sintonia di tutti i soggetti, stakeholder che operano sulla filiera di un determinato settore, in modo tale che le materie, le competenze, le professionalità che vengono richieste al mercato del lavoro trovano una distribuzione all'interno di tutti i soggetti coinvolti. Con l'ITS Smart Academy stiamo facendo un ampliamento della programmazione dell'offerta dei percorsi ITS. Questa sperimentazione si innesta nella più ampia offerta formativa appunto di istruzione tecnico superiore. Qui siamo dentro due riforme, perché abbiamo la riforma degli ITS Academy che si innesta dentro la riforma di questo percorso sperimentale. Quindi stiamo innovando, siamo in un processo veramente di innovazione, e perlomeno per quanto riguarda la Regione Marche stiamo veramente raddoppiando l'offerta formativa degli ITS. Quello che vogliamo fare è rendere strutturale il passaggio degli alunni, degli iscritti ai percorsi della scuola, dell'istruzione, dentro i percorsi degli ITS. Così avviene in maniera strutturale. Ad oggi non l'abbiamo mai fatto in maniera così strutturale, però questo consente di dare veramente certezza anche di prosecuzione dell'offerta formativa di alta formazione, perché siamo in una filiera di alta formazione al pari dell'università con gli ITS, non si fa concorrenza all'università, ma siamo su un percorso di alta formazione e la forza di questi percorsi è veramente la partecipazione delle imprese del territorio che fanno parte delle fondazioni che danno il loro contributo. Noi come Regione Marche stiamo finanziando l'offerta formativa ITS, quindi anche qui c'è una compartecipazione tra risorse ministeriali e risorse regionali, e quindi penso che questa sintonia sia di soggetti sia di risorse finanziarie possono essere la forza dell'esito positivo di questi percorsi. Grazie. Io volevo aggiungere, sono Ima De Simone, la dirigente del settore istruzione, volevo aggiungere a tal proposito, collegandomi al discorso del collega Rocchi, creare quindi una filiera continua tra istruzione secondaria di secondo grado e un'istruzione terziaria o universitaria o tecnologica. In questo percorso bisogna aiutare anche i ragazzi a comprendere, come ha detto prima l'assessore Biondi, le proprie attitudini, le proprie inclinazioni e le proprie propensioni. Ben vengano questi corsi, ben vengano questi progetti alternativi di istruzione secondaria superiore, purché accompagnati da ulteriori iniziative che aiutino il ragazzo a comprendere quale percorso di studi e professionale intraprendere, attraverso delle attività progettuali sull'orientamento che Regione Marche sta realizzando proprio in questi
in questo momento con le scuole secondarie sia di secondo grado del primo ciclo che del secondo ciclo di istruzione. Questo perché? Perché altra modalità per combattere la dispersione scolastica è quella di mettere il ragazzo nelle condizioni di comprendere cosa vuole fare da grande, e questo è possibile farlo sia offrendogli un ventaglio di istruzione e di formazione ampio, sia la possibilità di comprendere quale di queste proposte formative e di istruzione che gli vengono offerte sono più adeguate a quello che è la propria personalità e i propri interessi. Quindi dispersione scolastica si combatte e anche con l'orientamento, quindi mettere i ragazzi nelle condizioni di capire quale direzione, quale strada percorrere. Orientamento, ma anche riorientamento, perché si può anche sbagliare scelta di indirizzo scolastico, e far comprendere al ragazzo che nulla è perso, che c'è sempre un'alternativa, una possibilità, basta esplorare meglio e conoscere meglio quelli che sono i propri interessi. Penso che è stato detto tanto, è stato detto tutto, è stato fatto un quadro sicuramente molto, molto chiaro, molto esaustivo. Anche nel settore istruzione bisogna andare nella direzione dell'innovazione, perché è inevitabile che bisogna necessariamente, diciamo, adeguarsi ai tempi e a quelle che sono poi le effettive necessità, comunque, che cambiano costantemente e continuamente. Quindi ecco, nella nostra regione, oltre all'istituto di Porto Sant'Elpidio, abbiamo anche un istituto di una scuola paritaria di San Benedetto del Tronto, quindi diciamo, ecco, partiamo quest'anno con queste due realtà, e poi insomma vi saremo comunque a fianco, perché anche per noi come Regione Marche è sicuramente interessante capire poi l'evoluzione e le effettive ricadute sul territorio. Quindi buon anno scolastico, insomma, sarà a questi nostri ragazzi. Grazie.